una corretta ridistribuzione del valore all'interno della filiera. Oggi le aziende agricole stanno attraversando un momento di grandissima difficoltà, soprattutto quelle di alcuni comparti zootecnici, come il settore lattiero-caseario, che mai come in questo momento stanno soffrendo, sia per l'aumento dei costi energetici. Sotto questo punto di vista bisognerebbe sbloccare in tempi brevissimi il 1,5 miliardi di euro già oggi stanziato dal governo sul tema dei pannelli fotovoltaici, ma contestualmente anche avere, come dicevamo, una giusta attenzione su quello che avviene all'interno delle filiere. Ci sono soggetti come la grande distribuzione, non tutta ma la gran parte, che stanno avendo una crescita significativa in termini di remunerazione del lavoro che svolgono. Tutto questo però va a discapito delle imprese agricole, che addirittura hanno una riduzione rispetto ai prezzi del 2019. Noi vogliamo avere una strategia che guardi al futuro per i nostri imprenditori, vogliamo creare traiettorie di nuova occupazione, ma sicuramente con questa situazione di difficoltà e di criticità che le nostre imprese stanno vivendo, purtroppo non possiamo che evidenziare uno stato di collasso economico nel quale si trovano. Il 1,5 miliardi delle risorse già stanziate oggi, e basterebbe semplicemente l'impegno dell'esecutivo e delle regioni per attuare un decreto che ci metta nella condizione di poter utilizzare il 1,5 miliardi di euro, mi ripeto, sui pannelli fotovoltaici. Contestualmente il 1,2 miliardi del bando filiere sono tutte risorse che noi abbiamo a disposizione. Ci sono 200 milioni di euro sul bando indigenti fermi da anni, che con una settimana di lavoro potrebbero essere distribuiti, e contestualmente ulteriori 100 milioni che riguardano tutti i bandi legati alla zootecnia. Serve solo la buona volontà nell'utilizzare risorse già stanziate, non chiediamo nuove risorse, chiediamo di avere a disposizione quello che è già stanziato. Contestualmente diventa di fondamentale importanza fare il tavolo di approfondimento su come viene ripartito il valore all'interno della filiera. Oggi il mondo agricolo, la zootecnia, prende nulla rispetto a quello che è anche l'aumento dei prezzi che stanno pagando oggi i consumatori. Siamo in Piazza Roma per manifestare rispetto a un aumento dei prezzi di produzione che è ovviamente insostenibile, e abbiamo dall'altra parte la necessità di garantire che le imprese agricole possano continuare a lavorare per garantire l'approvvigionamento alimentare del paese. Chiediamo in particolare che vengano velocemente anche sbloccate le risorse che sono allocate per l'agricoltura all'interno del PNRR, penso a quelle del fondo filiere ma anche a quelle per la produzione di energia pulita, il fotovoltaico in primis, che consentirebbero in questa fase da un lato alle imprese di rendersi autosufficienti e quindi anche di affrontare la questione dei prezzi, e dall'altro, perché no, contribuire anche a quello che è il fabbisogno energetico del paese. Sicuramente la questione del latte è una questione estremamente delicata, considerato che Ismea ha certificato che i costi di produzione sono a 46 centesimi e mediamente viene invece pagato agli agricoltori a 38. È chiaro che in questa fase gli agricoltori e gli allevatori stanno vendendo al di sotto dei prezzi di produzione, dei costi di produzione, e questa è una situazione che chiaramente non può essere considerata accettabile e tantomeno sostenibile.